Il 30 aprile, in occasione della giornata mondiale del jazz, l'Onyx Jazz Club, in collaborazione con la rete I Jazz, con sei città UNESCO, ha partecipato a questo importante appuntamento con un concerto trasmesso via streaming, ovviamente in sinergia con le sei località coinvolte, che ha raccolto un grande successo e che ha rappresentato anche un'anteprima del Jazziamoci 2021. Sì, in collaborazione sempre con il Comune di Matera e l'assessorato alla cultura abbiamo sistemato due musicisti, Ettore Fioravanti e Marco Colonna, sul terrazzo, forse del palazzo più bello di Matera, il Palazzo Bernardini. E da lì i due musicisti hanno esteso le loro note musicali su tutto il Sasso Caveoso, riempendo questa parte del Sasso di musica in una giornata di sole fantastica. E a questo punto guardiamo e ascoltiamo insieme una parte inedita del progetto UNESCO in Musica.